tutti a TG Molinella, notizie flash e dintorni. A Molinella, qualche giorno fa, sono state spruzzate sostanze che risultano tossiche se ingerite o inalate da animali. Un piccolo cagnolino è stato avvelenato per aver ingerito quelle sostanze. Forse c'è il rischio anche per i bambini di 5 anni che corrono nei prati. Continua a Molinella il problema del rusco. Non si sa ancora se è ignoranza della gente o una protesta civile contro il governo Renzi o malgestione del comune. A Marmorta, dopo più di 50 anni, chiuso la scuola elementare e l'asilo nido e la caserma dei carabinieri. Il motivo è ancora ignoto. Voci dicono per restauro, stiamo a vedere. Sempre a Molinella, ombre e oscure dietro la lavorazione edile della zona ex sacrificio. Voci dicono costruzione di un centro commerciale, costruzione di una zona industriale, centro abitato, stiamo a vedere. Notizie Istat. In calo l'occupazione italiana nel molinellese e famiglie sempre più povere, mentre per gli stranieri aumento occupazionale e famiglie benestanti. Passiamo alla notizia delle sportive dello sport. Un forte augurio di un ottimo campionato di prima categoria ai nostri ragazzi di Molinella Calcio, dove li potete seguire sui seguenti pagine di Facebook e YouTube alla voce Scomode Cronache e Molinella Calcio. E per concludere, il giorno 4 dicembre i cittadini di Molinella saranno chiamati alle urne per la riforma della Costituzione. Vota sì, vota no.